Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale. Io sono Diana e insieme ad Alessio proponiamo ricette ogni settimana qui sul canale, senza glutine, senza latticini, facilissime da fare. E anche nel video di oggi prepareremo delle colazioni buonissime, alcune anche senza cottura. Quindi se non siete ancora iscritti al canale, fatelo subito per non perdervi i prossimi video e lasciateci anche un mi piace a questo video. Ora cuciniamo! La prima colazione che prepariamo è un velocissimo budino di chia o chia. È infatti a base di semi di chia e si prepara con soli 3 ingredienti. Utilizzeremo infatti del latte di soia, i semi di chia ovviamente e poi della banana. Cominciamo subito. La prima cosa che dobbiamo fare è mettere il latte di soia in un frullatore. Qui ho utilizzato 160 g di latte di soia, ma va benissimo anche quello di mandorle. Aggiungiamo anche 100 g di banana, ben matura. E ora frulliamo il tutto. A questo punto versiamo il nostro composto in un barattolo. E aggiungiamo anche i semi di chia. Qui ho utilizzato 25 grammi. I semi di chia sono molto particolari perché a contatto con i liquidi sviluppano questo gel che in cucina ha molte funzioni. Per esempio nel nostro caso ci permette di ottenere dei budini senza alcun tipo di cottura. Se non l'avete mai provato ve lo consiglio assolutamente. A questo punto dobbiamo semplicemente far riposare il nostro budino in modo che i semi addensino. Lo facciamo riposare per circa 15-20 minuti. Ecco qua pronto il nostro budino che nel frattempo ha addensato. Queste dosi possono andare bene per 2 persone, quindi adesso ne verso un po' in un altro barattolino. A questo punto possiamo tagliare delle fettine di banana per decorare. Potete guarnire anche con delle noci, come faccio io, semplicemente spezzettandole. Infine io aggiungo una spolverata di cacao amaro, ma è completamente facoltativo. Ovviamente al posto della banana potete usare anche un altro tipo di frutto, per esempio la mela, la pera o anche il kiwi. Potete anche aromatizzarlo con altre spezie che vi piacciono, per esempio della cannella, oppure aggiungerci anche dello yogurt di soia o della granola fatta in casa, perché no? La prossima colazione che prepariamo è sempre velocissima con soli 3 ingredienti, è a base di mandorle, uova e lievito, semplicissima. Utilizzerò 75 g di farina di mandorle che ho macinato semplicemente in un frullatore, poi aggiungo un cucchiaino raso di lievito in polvere che corrispondono a circa 5 g, mescolo il tutto e poi aggiungo 2 uova. Aggiungo un pizzico di sale e mescolo il tutto. Ora non ci resta che cuocere i nostri pancake. Andiamo! Spennelliamo la padella con un filo d'olio. Quando la padella sarà calda, possiamo cuocere i pancakes. Vi consiglio di non farli troppo grandi. Li copriamo con un coperchio e li facciamo cuocere a fuoco basso per un paio di minuti. Con queste dosi io ho ottenuto 8 pancakes, ma come vedete sono abbastanza piccoli. Adesso vi faccio vedere 2 versioni su come farcirli, una dolce e un'altra salata, per chi ama la colazione salata. Per la versione salata prepariamo una crema di lenticchie, ma potete utilizzare qualsiasi altro legume. Mettiamo le lenticchie in un contenitore alto e stretto.
Qui sto utilizzando 100 g di lenticchie già cotte. Ora aggiungo anche due pezzettini di tonno dal barattolo. Taglio finemente del prezzemolo. Lo unisco insieme agli altri ingredienti. Aggiungiamo anche del succo di limone, un pizzico di sale e frulliamo. Man mano che frulliamo possiamo aggiungere anche un goccio d'acqua se vogliamo che la salsa diventi un po' più cremosa. E ora siamo pronti per farcire i nostri pancakes. Per la versione dolce li farcisco semplicemente con dello yogurt di soia, qualche pezzettino di kiwi e un po' di miele. Ovviamente questi ingredienti sono facoltativi e voi potete utilizzarne altri, insomma quelli che vi piacciono. Possiamo infine guarnire con della granella di mandorle. La terza colazione che prepariamo sono delle buonissime crepes di grano saraceno. Anche qui si preparano con pochissimi ingredienti, praticamente tre, sono semplicissime e ovviamente si possono preparare anche in anticipo. Tutte queste colazioni si possono preparare prima e conservare in frigo. Le abbiamo scelte apposta anche per facilitarvi in cucina. Ora cominciamo. Per prima cosa in una ciotola versiamo 150 g di farina di grano saraceno. Aggiungiamo 360 g di acqua e mescoliamo il tutto per sciogliere i grumi. Ora aggiungiamo due uova. Aggiungiamo anche un pizzico di sale e mescoliamo bene il tutto. Ora non ci resta che cuocere le nostre crepe. Andiamo. Facciamo scaldare la padella molto bene, dopodiché la spennelliamo con un velo d'olio. Prima di cuocere le crepe, mescolate sempre la pastella perché la farina tende a depositarsi sul fondo. E ora cuociamo la nostra prima crepe. Quando i bordi cominciano a staccarsi, possiamo girarla dall'altro lato. Facciamo la stessa cosa per tutte le altre crepe. Con queste dosi otterrete circa 8-9 crepe, dipende un po' dalla dimensione della vostra padella. Io ho scelto di farcirle con delle carote tagliate a julienne, ma anche grattugiate vanno bene, del tacchino, della maionese fatta in casa e delle barbabietole cotte. Io ho scelto questi ingredienti, ma voi potete tranquillamente cambiare farcitura e scegliere in base ai vostri gusti. Io ho scelto questi perché mi piacevano di più.
Ed ecco pronta anche la nostra terza colazione, ovviamente questa è adatta per coloro che amano tantissimo la colazione salata. Se volete farcirle con qualcosa di dolce, queste crepes si possono farcire con della marmellata per esempio. Io spero che queste colazioni vi siano piaciute, se sì lasciateci un commento qui sotto e ricordatevi di iscrivervi al nostro canale per non perdervi i prossimi video e lasciateci anche un mi piace a questo video. Vi ricordo che potete ancora iscrivervi al nostro programma Nutrimento e Corpo in 7 giorni, ricco di ricette, lista della spesa e menu settimanale. Vi lascio il link qui sotto nei commenti e vi aspetto nel prossimo video. Ciao!